Ispirato alla tradizione figurativa napoletana del 6-700 a Soriano Calabro, il presepe vivente, inscenato nella notte dell'Epifania nel rudere del complesso conventuale barocco, ha attirato numerosissime persone nel piccolo borgo del Viponese e ha avuto come registi la direttrice del Polo Museale di Soriano, la Proloco Cittadina e lo storico dell'arte Mario Panariello, che ha curato i particolari delle botteghe dell'arte. Tra i magnifici ruderi dell'antico convento di San Domenico si è dato vita e scena a un presepe barocco in stile napoletano. È stato come vivere in un vero e proprio tableau vivant dove tutti i personaggi sono stati abbigliati e hanno avuto modo di rivivere quelle che sono le bellezze di un vero e proprio presepe napoletano che tanto si sposano con l'ambientazione di questi magnificenti ruderi del 600. Le nostre botteghe infatti sono state allestite grazie anche all'apporto dello storico dell'arte Mario Panariello, che è anche il presidente onorario del Polo Museale di Soriano e ha più di 50 figuranti dei Giovani di San Domenico e della Proloco Cittadina, che hanno dato vita ad un presepe diverso, facendo rivivere le antiche botteghe dell'antico santuario domenicano. Abbiamo deciso quest'anno di partecipare, di avviare quello che è il presepe vivente in stile barocco, un presepe che è un connubio di arte e storia. Il ruolo della Proloco è stato quello appunto di dare il via a questo presepe importante alla sua prima edizione, che è partito con l'allestimento delle casette e l'arrivo di tanti figuranti vestiti in stile barocco giorno 26, per poi ripeterlo in reproca giorno 3. E siamo contenti per l'evento, e Vibo, la nostra città di Vibo, si è presentata e ha dimostrato una grande partecipazione attiva e fattiva all'interno di questo convento, e quindi la location si è vestita di luci magiche, le luci più importanti per dare avvio a questo santo Natale.